Al Catanzaro manca un risolutore ed occorre una maggiore razionalità nel gioco a centrocampo, che pure ha fatto vedere cose egregie, ma che accusa l'affanno del risultato. Il Bari soffre negli spazi stretti a cui l'avversario può costringerlo ed ha ancora poco peso collettivo nelle sue manovre. Queste le indicazioni scaturite da un incontro inutile per la Coppa Italia, ma indicativo per i due allenatori Burnic e Renna. Quest'ultimo si è aggiudicato la vittoria in casa con una prestazione della squadra che si è basata soprattutto sulle individualità e vanno citate per il lavoro svolto e la caparbietà Iorio, che qui vedete, e Bacchin, piuttosto che sul gioco d'insieme vistosi a sprazzo solo nella ripresa quando il Catanzaro, spingendosi in avanti alla ricerca del pareggio, ha allargato le maglie del proprio gioco. Ed eccoci alle azioni più interessanti del primo tempo. La prima occasione da rete è del Bari su un cross di Belluzzi, ma il pallone poi si perde. Perfetto placcaggio da rugby di Sasso ai danni di Braglia, molto mobile. Sulle conseguenze della punizione non sanno approfittarne prima Borghi e poi De Giorgis. Ancora in attacco il Catanzaro con De Giorgis che si vede respingere il tiro. Sul finire del tempo il gol del Bari, corner di Bagnato, perfetto colpo di testa di Serena. Nella ripresa gioco più vivace con vari capovolgimenti di fronte, ma pochi effettivi pericoli ai portieri. È mancata la stoccata finale da entrambe le parti. Da segnalare solo il raddoppio dei baresi. Ecco l'azione. Dal limite dell'area piccola indirizza un pallonetto a rete Bacchin. Zaninelli alza la sfera, irrompe Iorio. Una rete in comproprietà.